scarpa che mi porterei in vacanza. È una scarpa che davvero utilizzerei a qualsiasi ritmo. Il podista amatore non si aspetterebbe, almeno a giudicare dalla scatola, di ricevere informazioni relative a una scarpa. E in effetti le quattro principali marche mondiali hanno delle scatole ben riconoscibili, ma che rendono l'esperienza di unboxing davvero anonima. Top Athletics, e in particolar modo questa scarpa Zephyr, che è un mix tra A2 e A3, si presenta in maniera differente e lo vediamo in effetti fin da subito dalla scatola. In effetti, nella scatola gialla e nera vediamo troneggiare fin da subito una bellissima immagine che rappresenta le principali componenti relative alla scarpa stessa. Da questa immagine si evince che la Zephyr è una scarpa alla quale il brand Topo punta molto per la crescita del marchio. E non è un caso che invece nel modello Manifly 3 si parli non della scarpa stessa, ma del marchio. Veniamo comunque alle spec di queste Zephyr che hanno un drop 5, 28 mm nel tallone, 23 mm nell'avampiede, 272 grammi, ottima sensazione di contatto al terreno nonostante l'altezza dal suolo e un comfort, secondo noi, unico per il suo genere. A livello di intersuola parliamo di una doppia densità, nella parte superiore uno zip foam in TPU e una parte inferiore in EVA iniettata che invece ha una maggiore rigidità e a contatto con il terreno. La caratteristica distintiva di questa scarpa, quella in effetti che viene illustrata nell'immagine di cui parlavo prima, è però la piastra in elastomero rigido in Pebax, non in carbonio, che consente diverse cose. Topo la chiama comunque Plantar Flexor Stabilizer. Questa piastra consente una transizione efficace a contatto con il terreno e la stabilizzazione dell'appoggio stesso. Concetto molto interessante, in effetti guardando i numeri di stride sul mio medio di 10 km in 35 si vede in effetti che l'appoggio al terreno è ridotto rispetto a scarpe equivalenti. Comunque sappiate che la stiffness di questa Pebax non è equivalente a quella di una piastra in carbonio, dove invece troverete una maggiore facilità di spinta. La Zephyr, come da tradizione Topo, ha un avampiede molto largo, una parte centrale abbastanza limitata e una parte posteriore altrettanto larga che consente comunque di avere un appoggio stabile e al tempo stesso di riuscire, grazie alla piastra mediale, a correre abbastanza velocemente. La tommaia in mesh è molto traspirante, ha dei supporti per garantire ulteriore stabilità ed infine la suola in gomma con delle parti più rigide che consentono ulteriormente di correre più velocemente. Ora diamo la parola alla scarpa, poi andremo a sentire Andrea Garbagnate che ci racconterà come questa scarpa si è comportata su tutti i suoi allenamenti delle ultime 3 settimane. I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Ciao Andrea, qualche settimana fa abbiamo testato per la prima volta le Topo Athletics. Cosa ne pensi di queste Zephyr? Allora, guarda, ero un po' titubante. Questi 5 mm un po' mi spaventavano, anche se avevo provato già le 4 mm senza problemi, però boh, le davano un po' come delle scarpe particolari, invece fondamentalmente poi mi sono ricreduto. E secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Allora, sono delle scarpe che io consiglierei a dei podisti relativamente leggeri, quindi sotto i 75 kg sicuro, meglio sotto i 70, secondo me. È una scarpa comunque molto leggera, relativamente poco ammortizzata, quindi è da podisti leggeri.
E per quale distanza le utilizzeresti? Ho visto che hai corso diverse distanze. Guarda, lì ho fatto la prova, l'ho provata sui 30 km, 31 forse ne avevo fatti, a 3,50 addirittura, quindi abbastanza svelti con delle variazioni dentro. Le ho provate sui lenti, le ho provate sui riscaldamenti, le ho provate su un medio, le ho provate su un corto veloce, le ho provate praticamente ovunque e devo dire che a qualsiasi velocità l'ho trovata un'ottima scarpa. Forse sulle ripetute brevi non le utilizzerei, quindi sotto i 2000, classici 5x2000, 7x1000 non le utilizzerei. Per tutto il resto l'ho trovata una super scarpa. Anche a fine del lunghissimo, anche se era praticamente già estate, sono arrivato con delle gambe molto fresche e nessun dolore alle ginocchia nella pianta del piede. Quindi mi sono trovato molto bene, ripeto, dal lungo al lento, al rigenerante, secondo me è un'ottima scarpa. La vendono come scarpa veloce, ma fondamentalmente si può usare anche in altre occasioni. Quindi in sintesi una scarpa all around. E Sì, praticamente sì, devo dire di sì. cosa ne pensi del battistrada? Ho visto che hai corso su varie superfici. Ecco, allora utilizzate. Beh, intanto dico che la suola non si è praticamente consumata nei 200 km che l'ho usata, quindi è rimasta come nuova. Molto dura, usata sull'asfalto ottima, sulla pista bianca invece non l'ho trovata così precisa, diciamo. Quindi l'ho provata sul bagnato bene, l'ho provata sull'asfalto bene, sulla pista bianca invece un po' slitta. La sensazione che scivoli c'è sicuramente. Esatto. E invece a livello di intersuola cosa ci dici? Guarda, strana perché se te la senti, se chi proverà, chi la compra sentirà che è abbastanza dura, ma poi fondamentalmente invece al piede la trovo che non mi dà problemi, cioè non direi mai che è una scarpa dura, quindi la sento leggera, la sento ammortizzata poi alla fine. Praticamente c'è anche una, nell'intersuola c'è fusa una piastra che aiuta la stabilizzazione, ma che non dà nessun problema di sorta. E invece nell'avampiede è più larga, cosa ci dici? Allora, sia questa che la Magnifly, poi vabbè, lo diremo anche di là, mi hanno salvato in questo periodo dove avevo delle grosse vesciche sulla punta dell'alluce e le altre dita che si erano praticamente annerite dai colpi presi con le altre scarpe. Con loro sono riuscito a correre senza problemi. Cascata a fagiolo perché non riuscivo a mettere le Pegasus 37, ho fatto fatica, avevo delle altre scarpe, mi facevano male da mettere. Queste hanno la zona dell'avampiede molto larga, ma è una scelta di casa di topo e devo dire che mi ha salvato e le ho trovate molto comode per questo. E siccome si trovano nei negozi, però comunque anche su internet, cosa dici? Stesso numero o mezzo numero in più? Assolutamente, secondo me stesso numero, il piede davvero in avampiede sta molto largo e comodo e invece il collo è bello stretto e fermo. Quanto credi che sia la durata di questa scarpa? Guarda, la durata io rimarrei sugli 800 km, questo dovrebbe essere un misto tra 2 a 3, però secondo me gli 800 km li tiene comunque. Nei 200 km che ho fatto non hanno praticamente ceduto da nessuna parte, quindi intersuola perfetta e tomaia anche. E se dovessi esprimere un tuo parere sui punti di forza e debolezza di questa Zephyr? Allora, il punto di debolezza secondo me è la tomaia un po' retro, diciamo, siamo rimasti a un po' di anni fa. E per il resto invece punti di forza molti, è una scarpa che mi porterei in vacanza. È una scarpa che davvero utilizzerei a qualsiasi ritmo, contando che se vado in vacanza magari non mi metto a fare ripetute tiratissime, quindi scarterei anche quegli allenamenti, quindi davvero da portare in vacanza. E poi un altro aspetto negativo, vabbè, la tenuta sulla pista bianca, ma non facendo lavori sulla pista bianca è un problema relativo. E a quali scarpe assomigliano? Sappiamo che è una concezione diversa rispetto alle altre marche, ma tu cosa ci dici? Guarda, anche se il drop non c'entra assolutamente niente, mi ricorda un pochino le Pegasus per questa cosa di poterlo usare in qualsiasi condizione. È
È un pochino più duretta della Pegasus, però è comunque confortevole anche lei come scarpa, quindi forse direi che assomiglia un po' alla Pegasus. E invece la recensione, ultima domanda, delle Magnifly 3, che sono quelle con zero drop, la facciamo domani oppure aspettiamo una settimana? Ovviamente la facciamo tra una settimana. No, chiaro, so, io voglio sempre pubblicare, però sappiamo che non è così facile Sì, anche Max perché. vorrebbe pubblicare 56 scarpe alla settimana, ma non le abbiamo da testare, quindi Ma non solo non probabilmente abbiamo il tempo per farlo. neanche. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Dimenticavo Ciao, alla prossima. di dire che io sono Massi, recensisco scarpe e tecnologia di corsa. Se vi è piaciuta la recensione, apprezzerei, che vi iscriviate al canale e se potete fatemi sapere se arriveremo prima a 100 recensioni di scarpe o a 10.000 iscritti. E con questo è tutto, stay strong e ci vediamo alla prossima.